Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo video sul canale del Critico, ovviamente. E siamo pronti oggi per un nuovo episodio della stagione della Sambo, come vi avevo anticipato nel video di ieri. Oggi partita particolarmente sentita, Sambo Atletico Ascoli. Siamo pronti per andare allo stadio. Oggi avremo anche una presenza d'eccezione, ma non vi dico chi è, lo vedrete dopo. E niente, vediamo di ritornare alla vittoria dopo il passo falso di Campobasso della settimana scorsa. E niente, adesso sono mezzogiorno e 50. Tra poco partiamo, andiamo verso lo stadio a prendere posto e aspettiamo il boss e l'altra persona che oggi sarà con noi allo stadio. A dopo, raga. Canterà per te, Samba, devi vincere, Samba, devi vincere ora! Dai, raga, eh! Stava Battista dando bel libero, gliela data. Pare che ci avevamo paura oggi. Emozione!
punizione per i Puzziti, attenzione, vediamo che succede. Merda! Sì. Vola Coco, vola Coco e fa sua la sfera. Annullato! Annullato, annullato! Esultete, esultete! Merde! Ve l'ha annullato, merde! Già stava esultare, merde! Che mo piede un 2-0, altro che l'1-1. Gol, gol. Alessandro, lo sa. Si vede niente, non si vede niente. Non si vede niente, ma abbiamo segnato. Fallo. Lo sai che chi non salta un ascolano, lo sai che chi non salta un ascolano, lo sai che chi non salta un ascolano, un ascolano figlio di puttana. Giocavo su pura raffreddata. Fine primo tempo, conduciamo noi 2-0. Secondo tempo. Se su solo si sbriga a tramandare, i video riusciamo a farli meglio. Thank you.
tira! La va a paraluculo Vanne. Oh! 2-0 Giappone. Com'è Tati? Ah, le bandiere, i tamburi torneranno a rullare, un solo grido dalla curva si alzerà, forza Samba vince ancora per gli ultra. No! Là. Eccolo fallo annullato, che peccato. L'avamo ripreso! Che peccato! Facciamo le cose bene e poi dopo niente. Nazare Battista. Tra le bandiere i tamburi torneranno a rullare, un solo grido dalla curva si alzerà, forza Samba vince ancora per gli ultra. Un minuto di recupero. Grazie. Noi siamo coglioni, ma questi da tutto nel recupero. Noi siamo coglioni, se la Ieva pareggia veramente, guarda. Porca puttana, guarda. Porca troia, ecco che succede ai giocati di merda come ci avete fatto fino a mo. Una partita di merda ci avete fatto oggi. Porca puttana troia. Vaffanculo, questi mo spinge fino all'infinito per trovare un pareggio. Non ci vuole proprio sto gol. Mannaggia, guarda. Ha pareggiato! Non lo siamo finiti a dire, raga! Non ci voglio credere! Non ci posso credere! Ma no! Così no! Dai, facciamo sto gol, fai esplodere!
facci esplodere di gioia. Eccolo, eccolo! Dai, calcio d'angolo, dai! Dai raga, vincemola, dai! Portiamola a casa! Guarda che pezzo di merda, il pallone in campo! Guarda che pezzo di merda, il pallone in campo, per perdere tempo tutto! Facciamo sto gol, su! Tira, tira, tira! Ma vaffanculo! 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 Ah, eccoci qua, un pareggio che fa male. Fa male però. Non hanno rubato niente. No, assolutamente, però fa male perché da 2-0 a 2-2 non si può. Non si può. Dall'88esimo, non ti ha segnato. In un minuto ha segnato all'88esimo e all'89esimo. In un minuto ci ha fatto due gol. Meno male che non ha perso. Ha giocato male tutta la partita, ha vissuto solo di episodi. Io penso che con tutti potevamo giocare così male, ma no oggi. È un pareggio che fa male, male. Raga. Eccoci qua, sono tornato a casa con tutte le difficoltà del caso, perché tra il raffreddore, il fatto di andare a piedi e tutto, vabbè, lasciamo perdere. Cosa dire, è un pareggio che fa male, lascia l'amaro in bocca, perché in vantaggio di due gol butti una partita praticamente in un minuto, si può dire in un minuto, perché in un minuto loro fanno due gol, fotocopia praticamente, e... Però va detto anche che noi non abbiamo giocato bene, non meritavamo di vincere oggi. Se vincevamo era culo e basta. Fa male dirlo, ma loro non meritava di perdere, infatti non hanno perso, anzi, hanno pure rischiato di vincerla. E se l'avessero vinta veramente sarebbe stato da sotterrarsi. E niente, ripeto, pareggio che fa male, lascia l'amaro in bocca, perché comunque forse tutte le partite avremmo voluto pareggiare, avremmo voluto perdere, ma non questa, non con questi avversari. E invece purtroppo è andata così, cosa altro dire? Ripeto di nuovo, pareggio che fa felici loro, ma lascia l'amaro in bocca a noi. E niente. Speriamo che dalla prossima settimana si torni a marciare come prima di queste due battute d'arresto, prima a Campobasso con la sconfitta e oggi in casa con questi qua. Niente, speriamo di riprendere a marciare verso la vittoria di questo campionato, perché la Serie D non fa per noi, vogliamo tornare almeno ai livelli professionistici. E niente, detto ciò raga, io vi saluto e vi do appuntamento in un prossimo video, sempre qui sul canale del Critico. Nuovo giorno, nuovo video, nuovo giorno, nuova critica. Un saluto raga, ciao.